Gianni Colacione per Liberi TV qui alla Domus Talenti, siamo in compagnia di Toni Garrani e Stefano Di Segni, promotori del comitato per Emma Bonino presidente. E, Toni Garrani, una prima domanda rapida, non è la prima volta che Emma Bonino è candidata alla presidenza, pensi che questa volta ci siano più chance? Beh, se non ora quando, vi verrebbe da dire, perché il livello di sfascio istituzionale nel quale siamo precipitati negli ultimi sei mesi è qualcosa di terrificante. Cioè, io credo che noi ci stiamo giocando in questo passaggio elettorale non solo i prossimi sette anni di presidenza della Repubblica, ma i prossimi venti. Cioè, questo è un paese che deve dare un senso, una svolta profonda al senso delle istituzioni, perché ce lo siamo giocato, ce lo siamo perso per strada. E quindi ci vuole qualcosa che assomiglia a una vera e propria rifondazione, ricostituzione del patto tra gli italiani per cercare di uscire da questa situazione tremenda. E credo che la Bonino da questo punto di vista sia una donna che dà tutte le garanzie del caso. Stessa domanda a Stefano Di Segni, a cui passo il microfono perché è un po' più lontano. Ma che dire, sono d'accordo con Toni qui e questo mi allarma, però devo ammettere che la penso come lui. È un momento di grande cambiamento e credo che la Bonino, donna in gamba, con grande esperienza istituzionale e anche internazionale, cosa che non guasta di questi tempi, una che si è battuta sempre per diritti civili, per le libertà civili di questo paese e per una emancipazione intellettuale e culturale, a me mi sembra la persona giusta. E la conosco personalmente, è pure simpatica, per cui che vogliamo di più, insomma, dalla vita, no? Quindi secondo voi, diciamo, il dato di genere, secondo voi, ecco, volevo chiedervi questo, è più importante del dato politico? Cioè, perché qui adesso ci sta tutto un discorso dell'Italia che dimostrerebbe di essere progredita con un presidente donna, a questo punto una donna vale l'altra oppure insomma Bonino c'ha un valore aggiunto? Assolutamente no, questa sarebbe un'idiozia, cioè una donna cretina a capo dello Stato sarebbe inquietante. Ma anche senza essere cretina, immaginiamo la Carfagna, presidente non sa, mi viene l'orticaria, c'è bisogno prima di tutto di un personaggio di grandi qualità personali, intellettuali e politiche, e poi se anche donna ci fa piacere perché è comunque una svolta nella storia di questo paese. Rapidamente una considerazione, visto che qui diciamo l'appuntamento è squisitamente politico, possiamo dirlo, una valutazione un po' sull'andamento di questo periodo post elettorale che dovrebbe vedere l'avvio di un assetto ordinario per poter un governo affrontare le tante emergenze italiane, come si stanno comportando le istituzioni, il capo dello Stato, i neoparlamentari? Beh, guarda, io ti farò un discorso generale. Io credo che lo strappo alle regole di questo paese negli ultimi 10 anni sia stato continuo, anche 20, sia stato continuo e inesorabile. Si è instaurata una costituzione materiale sovrapposta alla vera costituzione, che addirittura ha previsto l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non esiste in Costituzione. Cioè, abbiamo fatto progressive superfetazioni a questa casa, costruendo, aggiungendo sopra pezzi, o se vuoi come un abito a cui tu metti delle toppe. L'abito aveva una forma inizialmente, a questo punto si è completamente sformato e secondo me ci sarebbe bisogno di tornare alla lettura accurata della Costituzione. Da questo punto di vista quello che sta succedendo lo trovo veramente inquietante. Stefano Di Segni. Io dirò meno parole difficili di Garrani, che ha detto addirittura superfetazione due volte, che è una cosa che io non so neanche cosa voglia dire, ma si sa che Garrani è un uomo colto. E io penso che stiamo buttando via una grandissima occasione in questo senso. Per me l'obiettivo principale è mandare a casa Berlusconi e il berlusconismo e seppellire definitivamente le orrende tracce di questo periodo, di questo nostro periodo storico. Grillo da una parte che pensa di fare tutto da solo, il PD dall'altra che ha un capo carismatico, diciamo un po' discutibile, quantomeno poco carismatico, soprattutto non si parlano, e noi stiamo facendo in modo che potrebbe tornare il centrodestra come primo partito se fanno nuove elezioni, a mio modestissimo avviso. È un rischio grave, mi incazzerei moltissimo, questa è la tranche che stiamo attraversando secondo me. E adesso dico anche superfetazione, così non sfiguro davanti a Garrani. Sillogismo, qualche cosa su qualche cos'altro, quando all'ultimo piano costruisci un altro piano, insomma, sopra poi lo bene, allora spiegami silloge e sillogismo. Vabbè, dopo adesso fa scena. Grazie a Toni Garrani e a Stefano Di Segni, grazie ancora.